Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io sono Pasquale e questo è il Risparmio, il mio progetto per raggiungere l'indipendenza finanziaria. Oggi parlo di un qualcosina di un po' particolare. In questo video volevo parlare un po' della mia esperienza all'estero, perché molte persone mi chiedono sempre nei commenti come si vive all'estero, perché è cambiato, ti ci trovi bene, torneresti in Italia. Sono domande ovviamente fatte cercando di capire se convenga rimanere in Italia oppure no. Bene. Io sono parecchi anni che vivo all'estero, ho vissuto dal 2003 al 2004 a Manchester, nel Regno Unito. Poi, subito dopo, come un intelligentone, subito dopo la crisi dei mutui subprime nel 2008 e nel 2009 e nel 2010, ho vissuto a Dublino e poi sono tornato qui in Irlanda, sempre, a gennaio del 2014, siamo a settembre 2020 e sono ancora qui. Resterò, chi lo sa. Però mi sembra opportuno appunto fare questa analisi per fare capire alle persone che hanno intenzione di andare a fare un'esperienza all'estero se questa possa convenire oppure no, basandomi su alcuni punti di riferimento che mi sono dato io. Per cui parleremo di lavoro, burocrazia, trasporti, ristoranti, alimentari come spesa alimentare, affitto, gli stipendi, la tassazione e la sanità. Ovviamente tutte le valutazioni che vado a fare sono solo di esperienza mia personale nel luogo in cui risiedo. Però cercherò un po' di ampliare anche il concetto alle due città più grandi, che sono quelle che maggiormente sono frequentate quando ci si va a trasferire, dove sono anche presenti la maggior parte delle aziende, che sono Cork e Dublino. Io invece vivo nella contea di Kilkenny, in un piccolo paesino a 15 km da Kilkenny, di soli 2500 abitanti, per cui cercherò un po' di bilanciare queste cose quando vado a fare la mia valutazione. Prima di cominciare ti voglio ricordare che questo è il mio canale dove vado a cercare la mia indipendenza finanziaria, per cui sostenermi aiutandomi a far capire all'algoritmo di YouTube che i miei contenuti ti piacciono è molto semplice, magari lasciando un pollice in su per farmi crescere nelle graduatorie dell'algoritmo di YouTube, oppure se hai interesse in qualche cosa che ho già recensito o se vuoi utilizzare qualcosa nei miei link affiliati qui sotto, mi aiuti appunto a fare qualcosina in più per raggiungere il prima possibile la mia indipendenza finanziaria. Oltretutto, se sei nuovo sul canale, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Bene, cominciamo subito a parlare del lavoro. La differenza nel mondo del lavoro qui è molto particolare, nel senso che la maggior parte delle offerte lavorative si vanno a riscontrare nella città di Dublino e in quella di Cork. Nel resto dell'Irlanda, l'unica parte lavorativa che è sempre presente è quella dell'hospitality, come la vengono a definire qui, per cui alberghi, ristoranti e bar, oppure i negozi in generale. Gli uffici molte volte cercano personale per passaparola, per conoscenze. Questa cosa accade anche nei piccoli borghi italiani, però qui è un po' più predominante come situazione, appunto, come dicevo prima, però escludendo le due città grosse, Dublino e Cork, che hanno ovviamente una struttura sociale, una struttura anche aziendale, in presenza di aziende estere e locali molto più importante. Differenza ovviamente con l'Italia, che è una nazione molto ma molto più grande, dove siamo quasi 60 milioni di abitanti, qui tutta l'Irlanda sono poco più di 4 milioni e mezzo, per cui andiamo a capire che Roma e surrounding areas più o meno fanno la popolazione dell'Irlanda totale, per cui è anche da tenere in considerazione quando si va a pensare al mercato del lavoro. Inoltre, il mercato di lavoro qui è molto settorializzato, nel senso che la maggior parte delle richieste di personale vanno ad affacciarsi nel mondo finanziario, in quello ipertecnologico delle big giant company americane, per cui abbiamo sedi qui di Amazon, di Apple, di eBay, di Google, di Microsoft. Per cui è una cosa da tenere molto in considerazione se si va a cercare lavoro in Irlanda, e come ripeto prima, non sto parlando di lavoro all'estero in generale, ma parlo dell'Irlanda. Ovviamente, se si hanno delle caratteristiche, specializzazioni particolari, è più semplice trovare in alcuni settori rispetto ad altri, tenendo però sempre in considerazione che proprio per questo motivo la concorrenza in questi settori è molto ma molto più ampia rispetto ad altri. Io infatti lavoro nel mondo delle spedizioni internazionali da più di 20 anni e quando sono venuto a trasferirmi in Irlanda ho trovato lavoro in questa azienda che sta in questo paesino piccolo nella contea di Kilkenny, che ovviamente essendo qui, come si dice, ai lupi, in quel posto dei lupi, non riusciva a trovare nessuno e io cascavo a fagiolo perché loro lavorano con l'Italia, col mercato italiano, io sono italiano, parlo italiano, per cui è stato un po' un colpo di fortuna. Però ovviamente bisogna andare molto coi piedi per terra col mondo del lavoro. Quasi tutte le offerte di lavoro qui vanno direttamente per agenzie di selezione personale,
quasi nessuna azienda fa le selezioni in maniera diretta, ovviamente con delle opportune eccezioni. Comunque la scrematura iniziale più o meno la fanno sempre le agenzie. In Italia invece molte aziende fanno il loro percorso di selezione quasi direttamente. Credo che sia un po' 50-50 al momento, magari non so se adesso le cose sono cambiate, perché ovviamente sono dal 2014 qui, le cose possono essere cambiate nel frattempo, però più o meno queste sono le differenze che vedo. Passiamo adesso alla burocrazia. Non c'è bisogno di Pasquale Riganello per dire che la burocrazia in Italia è profondamente radicata all'interno della nostra cultura, non riusciamo a tirarcela fuori, forse quando ce la tolgono siamo anche un po' scontenti. Qui la burocrazia è ai minimi livelli, infatti per esempio per aprire un'azienda, sia come singola persona, ma anche come una società che non sia ad esempio una SRL, ma sia una società in accomandita o una partnership, come la definiscono qui, bastano i propri codici fiscali irlandesi che si chiamano PPS. Altro non serve, una volta che uno fa la dichiarazione di creare l'azienda, l'azienda è creata. Ovviamente se si va a creare una SRL, la Limited Company, o una SPA, una Public Company, le cose sono diverse, sono molto più complesse, ma sono molto meno, ma meno burocratiche del territorio italiano. Anche la burocrazia a livello del mondo del lavoro è diversa. Ad esempio, durante il periodo del Covid, della crisi pandemica, ci sono stati da fare le richieste di sussidi che venivano fatte tutti online. Io ho fatto la richiesta di sussidio online, anzi, in alcune situazioni all'inizio, soprattutto il mio datore di lavoro l'ha fatto direttamente. Io non ho fatto assolutamente niente, ho cominciato a prendere uno stipendio un po' più basso, in cui il mio datore di lavoro mi forniva una parte dello stipendio, lo Stato l'altra, però è stato fatto tutto in maniera velocissima. Altra cosa, per fare la richiesta di assegni familiari, c'è nato il bimbo, semplicemente online si è fatta una dichiarazione. Nel mondo degli investimenti, così, visto che il mio canale parla di finanza personale, quando si vanno a fare dei capital gain, si va semplicemente a fare la dichiarazione su un sito. Tutti i lavoratori dipendenti hanno accesso al ROS, che è il sito della Revenue Office irlandese, e le tasse vengono pagate col cosiddetto PAYE, quindi Pay As You Earn, che poi andiamo a parlare negli stipendi. In pratica, andandosi direttamente sul portale, c'è una sezione dedicata al capital gain, ai dividendi, e uno semplicemente aggiunge lì le proprie cose, aggiunge lì anche, ad esempio, gli scontrini medici, perché qui la salute si paga. Per esempio, per quanto riguarda appunto se uno ha delle fatture o delle spese mediche particolari, poi ne parliamo nella sanità alla fine, perché qui si paga, molte cose si pagano, uno basta che semplicemente fa lo scanning delle proprie ricevute, le carica online e non deve fare nient'altro, perché loro in automatico vanno a calcolare tutto quello che è la differenza fra le tasse da pagare e quelle che non sono da pagare. Per cui è una cosa molto ma molto interessante, per cui la burocrazia qui è ridotta veramente ai minimi termini, ce n'è pochissima. Dove c'è, a volte non è molto chiara, in questo un po' ci sono delle difficoltà, però rispetto all'Italia, dove la burocrazia è molto pesante, a volte è molto opprimente, è una cosa buona da sapere. Parlando dei trasporti, i trasporti qui sono eccessivamente cari rispetto all'Italia. Per esempio, se non si prenota da studente o comunque con certo anticipo, i treni possono costare delle somme veramente impressionanti, così come gli autobus. I servizi non sono interconnessi, ad esempio, io ho vissuto per tanti anni a Milano e anche a Roma, bastava fare l'abbonamento mensile e si comprava un abbonamento che era interlacciato fra i vari mezzi di trasporto, metropolitana, tram, treni o comunque trasporti locali. Qui ogni linea, ad esempio la linea Luas di Dublino rossa con quella verde, hanno due abbonamenti diversi, per cui uno deve fare due abbonamenti diversi, poi magari se prende una linea di autobus deve fare un altro abbonamento, per cui la sessione di trasporti è molto complessa. Inoltre, se si va fuori dalle due grandi città, appunto Dublino e Cork, sono quasi inesistenti. Qui passa un treno ogni 2 ore, l'autobus anche ogni 4, dipende dagli orari, e per cui anche andare all'aeroporto di Dublino, che dista solo 140 km, molte volte può essere una bella gatta da pelare. In Italia invece, a parte alcune piccole eccezioni, i trasporti, secondo me, per quanto ci si possa lamentare, funzionano. Per esempio Milano, Roma, Verona, gli abbonamenti sono tutti integrati. Ci sono delle metropolitane che funzionano benissimo, qui metropolitane neanche a Dublino o a Cork esistono. Qui il mondo dei trasporti, secondo me, è quello che è un po' più arretrato. Andiamo a parlare di divertimenti, ristoranti, pub e così via. Qui andare a mangiare fuori costa veramente tanto. Ovviamente anche un discorso legato alla tassazione che andiamo a vedere dopo,
Però il fatto che la tassazione sia più bassa, gli stipendi sono leggermente più alti, anche il costo della vita in alcune cose è molto alto. Poi lo capiremo anche con gli affitti, ti dirò anche cosa mi è successo. Però ovviamente, per esempio, se si va semplicemente al pub a mangiare un hamburger con le patatine e una birra, si può spendere a testa intorno ai 18 euro. Ovviamente io vengo da Crotone, dove con 18 euro magari si mangia in due, però anche a Milano il costo era leggermente più basso, almeno nel 2014 quando sono partito, prendere un hamburger con le patatine e una birra si stava intorno ai 13 euro, comunque c'è una differenza. Mangiare una pizza fuori, una margherita qui costa sui 12 euro, a Crotone costa 3, da dove vengo io, a Milano con 8 euro uno riusciva a trovarla, per cui anche quei 5 euro in più, magari se si è 4 persone al tavolo, sono 20 euro in più, a fine mese fanno differenza, per cui andare a mangiare fuori è una spesa che non si può fare tutte le settimane, magari come molte volte in Italia si riesce a fare. In Italia poi siamo nella patria del cibo, si mangia bene e si riescono a trovare delle validissime alternative per spendere meno. Ovviamente qui l'unico modo per spendere meno è andare al cosiddetto cheapers, cioè il fast food, prendere un kebab, prendere un hamburger dal kebabaro e magari si spende comunque 8-9 euro per un hamburger e una porzione di patatine, che poi per quanto le porzioni siano giganti, comunque secondo me è una bella spesa. Andiamo a parlare di spesa alimentare. Spesa alimentare qui costa tantissimo e anche rispetto a Milano, dove ho vissuto per tanto tempo, ho notato delle grosse differenze. Milano offriva delle diverse alternative, qui anche andare a fare la spesa all'Lidl è caro, a meno che non ci si riesca a muovere con delle offerte particolari o, come ho spiegato nel video precedente, io e mia moglie andiamo delle volte a fare la spesa in determinati orari, in determinati giorni, e riusciamo a trovare la merce o i prodotti in scadenza il giorno stesso a 99 centesimi, carne o pesce, li andiamo a congelare e poi li utilizziamo quando ci servono, ma altrimenti fare la spesa alimentare costa tantissimo. Noi mettiamo a budget per due persone, cioè io e mia moglie, solo di spesa alimentare per due, per cui non parlo di quello che è il costo per la spesa del bambino, che sul budget è una voce a parte. Spendiamo circa 450 euro al mese, tirando comunque la corda e la cinghia parecchio. A Milano spendevo molto di meno, diciamo che stavo più o meno 100-150 euro in meno, e soprattutto mangiando meglio, perché appunto qui il problema, anche stando a Dublino, è che non si riesce a trovare tutto quello che si riesce a trovare in grosse città italiane, ma anche nei piccoli borghi italiani, dove ovviamente, come dicevo prima, la cultura del cibo è diversa. Per cui bisogna fare anche questa tipologia di valutazione. Andiamo al discorso affitti. Il discorso affitti qui è veramente una cosa impressionante. Noi viviamo in un piccolo paesino, come dicevo prima, a 15 km da Kilkenny. Noi siamo stati fortunati perché siamo arrivati quando ancora si stava un po' riprendendo dalla crisi del 2008. Non era tutto, non era brutto come prima, ma comunque si stava a metà. E abbiamo una casa che sta su due livelli, tre stanze, tre bagni, giardino esterno, per cui grande. Abbiamo preso il primo affitto a 5,50, poi con i vari affitti che aumentavano di anno in anno siamo intorno ai 630 adesso. Però noi abbiamo un buon rapporto con la proprietaria, un contratto molto vecchio. Questa casa affittata oggi, anzi questa casa affittata prima della pandemia, perché adesso è di nuovo ricavato tutto, era più o meno sui 900 euro al mese da pagare. Se ci si sposta a Kilkenny, la stessa casa sta sui 1500 euro al mese, e Kilkenny, il nome è bello come la birra, ma di per sé fa 22.000 abitanti, per cui è veramente piccolissima. Per esempio, io qualche tempo fa rifiutai un lavoro in una grossa azienda di abbigliamento francese, anzi era canadese, però aveva sede in Francia, che appunto mi aveva offerto un ottimo lavoro, un ottimo stipendio, quasi il doppio di quello che guadagno adesso, per cui niente male. Però facendo i conti con il costo dell'affitto, praticamente andavo a guadagnare un paio di centinaia di euro al mese in più, perché gli affitti costavano veramente tantissimo a Dublino, e lo fanno ancora adesso. Quando feci il colloquio 2 anni fa, cercavo un bilocale, perché almeno una stanzina appunto come questa per fare le mie registrazioni, per fare il mio studio, la volevo, e poi appunto si programmava il bambino, per cui la seconda stanza si voleva. Comunque, per prendere un bilocale a Dublino, in una zona residenziale fuori, e la zona si chiama Sandyford, il lavoro era lì, per un bilocale ci volevano 2500-2600 euro al mese. Praticamente uno stipendio intero andava lì.
E ovviamente queste sono valutazioni da fare quando si va a cercare un lavoro in una grossa città. Infatti molte persone che si trasferiscono all'inizio qui tendono a coabitare con altre persone, almeno all'inizio, fino a che non riescono a fare un piccolo gruzzoletto da parte, magari poi trovano il partner e fanno le cose insieme. Ma altrimenti andare a prendere una casa come famiglia qui è veramente un costo eccessivo e il costo dei trasporti, come dicevo prima, è anche impressionante. Tra l'altro prima non l'ho detto. Tra l'altro prima non l'ho detto, ma ad esempio prendere un abbonamento per la Luas per una sola linea può costare anche 100 euro al mese, mentre un abbonamento integrato a Milano, adesso non so quanto costi, però 50-60 euro vale per tutta la cerchia, diciamo, milanese. Invece qui gli affitti sono altissimi e vanno a impattare molto sulle spese in generale. Infatti il mio obiettivo è sempre quello che l'affitto non sia mai più di un terzo dei due stipendi o dello stipendio della persona che va appunto a vivere in quell'appartamento, in quella casa. Cioè, se ad esempio io guadagno 1500 euro al mese, l'affitto non mi deve costare più di 500. Se in due guadagniamo 3000 euro al mese, ovviamente l'affitto non deve essere più di 1000. E in linea di massima noi cerchiamo sempre di stare sotto quel famoso terzo, perché meno si spende di affitto, che poi è la spesa più grande, e più si riesce a mettere da parte. Oltretutto qui alcune spese non si pagano, fortunatamente l'acqua non si paga, la spazzatura è privata, ognuno prende la propria compagnia, sceglie i bidoni, chi si vuole che li venga a prendere, si paga per ogni ritiro, per cui lì si riesce a risparmiare qualcosa. La luce costa un po' meno. Internet costa tantissimo, noi spendiamo 45 euro al mese per la fibra, e poi dobbiamo aggiungere anche i telefonini che sono anche qui carissimi e danno poco. Per cui bisogna fare un po' un sunto di tutte le spese, come affitto, come casa intendo tantissime spese, come un conglobato di spese, però in linea di massima vivere qui le spese per mantenere un appartamento sono molto più alte. Parliamo di stipendi. Gli stipendi qui in linea di massima sono molto più alti che in Italia, perché la tassazione. E questi due punti, stipendi e tassazione, li vado ad affrontare insieme. La tassazione è diversa. In linea di massima ci si trova attorno al 20% di tassazione, però ovviamente a scaglione anche qui sono tre gli scaglioni per quanto riguarda la tassazione che viene applicata agli stipendi dei dipendenti, per cui più si sale con lo stipendio, più si va a pagare di tasse. Una cosa molto fondamentale che volevo fare notare. E quando io arrivai qui in Irlanda nel gennaio 2014 guadagnavo più o meno la stessa cifra che guadagnavo in un'azienda precedente, non vado a dire quale ovviamente, però diciamo che io in Italia in questa azienda guadagnavo 35.000 euro all'anno. Qui, appena arrivato, chiesi lo stesso stipendio perché ovviamente era mia premura cominciare a lavorare il prima possibile, poi ho detto se non mi trovo bene comunque ho uno stipendio alto, posso andare a contrattare con qualcun altro. Bene. Con lo stesso stipendio lordo anno, qui guadagnavo circa 800 euro al mese in più, che è una differenza sostanziale, soprattutto in tasca. E la problematica è appunto quella di non andarsi a trovare nella situazione in cui ci si trova molti più soldi in più in tasca, e invece di utilizzarli in maniera opportuna, come ho fatto io prima di cominciare questo percorso, andavo a sperperare soldi a destra e a manca, pensando di essere ricco americano, lo zio d'America. Per cui la tassazione qui aiuta tantissimo. Poi, come dicevo prima, gestire la propria tassazione è molto ma molto semplice, perché c'è questo servizio del ROS che si chiama PAYE, PAYE, Pay As You Earn, paga per come guadagni, in cui ovviamente uno sul loro portale va ad aggiungere le ricevute delle spese che fa, che possono essere scalate appunto dalle tasse, oppure va a dichiarare degli introiti in più che ha fatto. Per esempio, io tutto quello che sto guadagnando su YouTube in questo periodo o tramite link affiliati li sto segnando sul file Excel. Poi semplicemente a fine anno vado in questo portale, vado a dichiarare in una zona apposta in cui c'è scritto appunto altre fonti di reddito il totale lordo che ho guadagnato, e poi loro da quel lordo mi vanno a levare la tassazione. È una cosa comodissima da fare, non si deve fare dichiarazioni di redditi, non esistono i CUD, perché se si cambia lavoro automaticamente, e questo solo dal 2019, purtroppo, prima invece si doveva portare il CUD da un datore di lavoro all'altro, comunque dal 2019 il datore di lavoro va a inviare i dati sotto forma di EDI, per cui elettronicamente, all'ufficio delle tasse,
in automatico si viene messi nel giusto scaglione contributivo. Prima invece si veniva messi nell'aliquota massima, quando poi veniva accurato qual era lo scaglione definitivo, veniva fatto il rimborso, che sono velocissimi. I rimborsi di solito, da quando viene fatto il controllo, dopo 2 giorni ci si trova il bonifico, una cosa molto ma molto veloce. Per cui della tassazione sono molto soddisfatto. Tra l'altro il governo irlandese è molto vicino alle aziende in questo periodo, infatti è stata fatta una legge in cui l'IVA, che qui è al 23%, è stata abbassata per un anno per dare uno stimolo all'economia, al 21%, per cui per un anno l'IVA sarà al 21%, le aziende possono pagare meno tasse, noi, i consumatori, possiamo pagare meno tasse sugli acquisti che andiamo a fare, e per cui si cerca di mettere più denaro in circolo nell'economia irlandese, che, come dicevo prima, è molto piccola e ha bisogno di questi stimoli. Andiamo a parlare dell'ultimo punto, che è la sanità. Qui c'è una nota dolente, in realtà, rispetto all'Italia. So che molti si lamentano dell'Italia, ma non vi dovete lamentare se vivete in Irlanda, per tanti motivi. Prima di tutto, a meno che le prescrizioni non vengano fatte dal medico, tutte le prestazioni sono a pagamento e costano. Il pronto soccorso si paga sempre e comunque, qualunque sia l'emergenza, 100 euro fisso. Il medico di base si paga, e poi il medico qui decide quanto farsi pagare, si fa pagare intorno ai 50, 60, 70 euro, dipende dal medico. Tutto quello che prescrive il medico, appunto, come dicevo prima, è gratuito in ospedale. Quello che non prescrive è a pagamento e costa tantissimo. Il mio collega ha avuto un incidente mentre giocava a calcetto, si è rotto il menisco, è andato, e la sua parcella è stata di 4.500 euro. Per cui ovviamente, se uno non ha un'assicurazione privata che va a coprire queste spese, e le assicurazioni private costano tantissimo, perché io l'ho avuto per il primo anno, avevo paura un po' di tutte queste problematiche, però pagavo 245 euro al mese per 2 persone, e ovviamente a questo punto preferisco mettere i soldi nel conto di emergenza e utilizzare quelli quando servono, invece che spendere a fondo perduto magari per qualcosa che potrei non utilizzare mai, anche perché poi ci sono dei cap, ci sono dei tetti, non è che uno paga all'infinito, ci sono dei tetti in cui si paga. Per esempio, se si va a essere ricoverati in ospedale, a meno che non ci siano delle prestazioni particolari come ad esempio il parto, si va a pagare 150 euro a notte di letto d'ospedale, ma al massimo per 10 giorni, per cui la spesa massima che si va a pagare è 1.500 euro, anche se si sta 3 mesi in ospedale. Questo è un punto da chiarire. Inoltre, la sanità è gratuita per chi sta sotto un certo livello contributivo. Per chi guadagna meno di 8.000 euro l'anno, se non sbaglio, c'è la Medical Card che fa avere tutte le prestazioni gratuite. La sanità qui è pessima, secondo me, in alcuni punti. Ci sono, ad esempio, delle voci. Quando mia moglie è andata in ospedale per partorire, mio figlio è nato qui a Kilkenny, gli è stato detto: adesso entri, speriamo che esci. Un altro scandalo è avvenuto in una città qua vicino, Waterford, che sta a 30 km, dove un macchinario per fare le biopsie era rotto e nessuno se ne era mai accorto, per cui c'erano un tot di persone che pensavano di non avere il tumore, invece ce l'avevano, e sono morte subito dopo, cioè sono morte dopo qualche anno, senza sapere che l'avessero. La cosa è venuta fuori qualche anno dopo, ma ormai era troppo tardi per alcune persone per poter intervenire. Ovviamente non tutti gli ospedali sono così, esistono degli ospedali qui che sono pubblici, semi-privati e privati. Quelli privati ovviamente sono quelli migliori, costano di più, però in molti casi per avere un'assistenza buona bisogna pagare l'assicurazione, oppure si va a degli ambulatori privati, ma i costi sono particolarmente gravosi per le famiglie. In Italia è vero che si paga il ticket, ma comunque la spesa è minima rispetto alle prestazioni che si vanno a ricevere, e posso assicurare, io che sono stato in Italia, ne ho 42 anni, per parecchio tempo, e ho visto la sanità irlandese, che quella italiana non è niente male, è solo un po' noi che siamo lamentoni. Bene, spero che questo video, un po' diverso da quello che sono i video che vado a proporre sul mio canale, sia stato di tuo gradimento. Io, per quello che posso consigliare, un'esperienza all'estero, secondo me, va fatta sempre per tutti, per capire prima di tutto le altre culture, per imparare nuove lingue. Ad esempio qui si impara l'inglese, ma poteva essere Germania, poteva essere Svezia, per imparare culture diverse, per capire quali sono le differenze fra i vari stati, fra le varie culture, fra le varie lingue, fra i vari modi di vivere e le personalità delle nazioni in cui si va a vivere, perché comunque si va a incrementare il proprio bagaglio culturale. E secondo me è una cosa molto ma molto importante, che aiuta a crescere dal punto di vista personale, dal punto di vista privato, e dal punto di vista della conoscenza, perché si apre la mente
a pensare in maniera diversa, con un senso un po' più critico. Anche per oggi è tutto. Se il video è stato di tuo gradimento, per favore lascia un pollice in su per l'algoritmo di YouTube, così mi fai salire verso l'alto. Iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche se sei nuovo, così non ti perderai nessun video successivo. E anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!